chiacchiere per prendere confidenza con quello che è fare il DX e di conseguenza anche il contrast in CW e in RTTY. Perché in SSB tutti pensano di essere capaci di operare, no? Oggi c'è la smania, io mi ricordo quando ho preso la patente io, prima avevo fatto 2-3 anni di SW+L, oltre 40-50 mila ascolti, ad ascoltare come funzionava. Oggi arriva la patente, la maggior parte, 10 minuti dopo, sono sul microfono, su PileUp, fa casino. Fa casino, perché non sanno come muoversi. In CW non si avvicinano perché c'è il mostro sardo. In RTTY pochino qualcuno osa però, perché è un mondo sconosciuto, ma sconosciuto a molti, quando invece in realtà è un mondo molto semplice e molto simile a quello che è l'SSL. Allora, l'RTTY prima prendevamo in giro Vincenzo che ha la telescrivente che ancora sferraglia, no? Quindi non sferraglia più, Franco? No, qualcosa di vecchio ce l'ho anch'io. Ah, ce l'hai anche tu, C'è la T1 che non so se è degli anni 20. Vabbè, quindi anni 20 del 2020 o del No, 1920? io non c'ero. Quindi l'RTTY era proprio veramente. Io ho visto per la prima volta quest'anno a Montichiari una telescrivente che sferragliava. E mi sono incantato a guardarlo, Dario gli ha fatto proprio il video, la diretta, Un perché attimista, cioè, sferragliava, veniva fuori questa cosa qua, no? Oggi abbiamo il PC, addirittura anche dello smartphone si può fare. Quindi stasera vediamo un attimo come configurare la radio. Abbiamo qua il 7300 che è la radio fondamentalmente un po' più diffusa oggi per le HF, ma le altre cambiano magari il driver, ma il concetto è lo stesso. Come configurare la radio con il PC e diciamo, per usarla in RTTY e per usarla anche in CW. Quindi vediamo un pochino com'è questa cosa qua. E poi facciamo, perché abbiamo due radio? Perché poi facciamo proprio, vediamo com'è il DX, cioè Simuliamo un simuliamo il DX, perché cioè, vi faccio vedere, speriamo si sente l'audio. C'ho un video qua che ho scaricato da YouTube. Questo era un pile-up in RTTY di 3 Yankee 1. Guardate le stazioni che stanno qui, da 21.084 a 21.092, quanto siete per. Quindi, cioè, in un contesto del genere, riuscire a farsi leggere dal corrispondente non è semplice. Ve lo garantisco, io condivido anche quest'altro video che ho girato io 2 giorni fa. Questo non c'è l'audio, questo che vedete è il mio computer da remoto, dove questo è lo spettro, questo è il pile-up su Charlie Yankee 06 in RTTY. Guardate che pile-up immenso che c'è. Come? In RTTY. Io qui ho provato a collegarlo, ma non sono riuscito. Poi Questa è la stazione? sì, questa è la stazione, è questa qua, guarda, sta qui, su questo zona qua. Poi lo vedremo nel dettaglio e vi spiegherò come ho provato a fare a collegarlo. Non è semplice, non ci sono riuscito, 20 minuti non sono passato. Molte volte pochi minuti passa, perché il fattore C è fondamentale. Allora, vediamo in pratica. Radio, PC. Dobbiamo farli dialogare. Per fare questo, la prima cosa da fare nel PC dobbiamo installare quello che sono i driver che consentono di riconoscere la radio, altrimenti il PC non sa con chi ha a che fare. I driver si scaricano, poi lo vedrete sulle slide che pubblicheremo, mettermi link, si scaricano dal sito del produttore. Non andate a cercare cose da fantascienza dal sito del produttore. Radio. Parliamo di radio che hanno integrato installazione che deve essere già fatta. Porta USB. PC riconosce la radio. Andiamo a vedere che porta con c'è segnato.
giustamente qua, andiamo lì invece per una sulla porta, sulle porte com, io trovo una porta Silicon Lab com 7, che è quando noi facevamo i contest dei tempi del CT di Kilo 1 e Quarta, utilizzavamo delle interfacce sulla porta seriale con un transistor, una resistenza per manipolare in CV doppio o in RTTY o TTT, o anche sulla porta parallela, perché molte volte le seriali non bastavano, quindi si usava anche la parallela. Oggi una porta USB entra dentro e abbiamo tutto. Passo alla radio. Scusate. Devo, mi metto qua così. Allora, la radio dovrebbe, io adesso devo educare la radio per quello che serve. Nel menu set della radio ho una voce che è connectors. Qui c'è proprio la voce USB send carrying. Quindi vado a dire la porta USB che vedi il PC, la porta com via USB, che cosa devo fare? E qui ho USB send. USB send cos'è? È il PTT. Su quale pin della porta seriale voglio il PTT? Allora io ho due pin che utilizzo, il DTR e l'RTS. Normalmente il DTR viene usato per il CV doppio e per l'FSK, l'RTS per il PTT. Come fare a ricordarselo? Scusa Francesco, siccome ci sono i ragazzi che magari non hanno tanta esperienza, se trovate qualcuno che non conoscete qualche sigla. Andate su Google e la cercate. Allora, come fate a ricordarvi che l'RTS è il PTT? La lettera R di RTS è quella più vicina alla P rispetto alla D. La lettera D è quella più vicina alla C di CW per F di FSK. Io ho questo metodo mnemonico, così memorizzo e va. Io qui ho impostato USB send, PTT RTS, USB carrying SW, significa su quale pin vado a trasmettere in CW più DTR, su quale pin in RTTY DTR. Poi ho una sicurezza che praticamente c'è un timeout che se si impalla qualcosa dopo tot secondi stacca. Faccio vedere questo perché Dario ha impostato un 7003 10 giorni fa e non funzionava. Il problema era proprio questo, perché quel 7003, che poi è questo, non era stato educato per questa cosa. Quindi fatto questo giochino qui, noi abbiamo il 7003 che è perfettamente, abbassiamo la potenza, magari se possiamo poi i carichi, che è perfettamente pronto per dialogare con il nostro configurazione. Dopo ti salvo tutto, tranquillo. Ah, la cosa bella del 7003, non ve la dico, è che 7003 ha una card SD, una memory card. Quindi se io questa memory card me la salvo su una cartella sul PC, prendo la memory card di questo 7003, ce la copio, io qui ho esattamente la stessa configurazione di quest'altro. Quindi, volendo, posso mettermi su una cartella condivisa per noi una configurazione tipo che chi ha il 7003 se la scarica, se la mette dentro la sua radio e già ha pronto per come è la mia, poi non può la personalizzare. Adesso sosteniamo di qua. Quindi il driver l'abbiamo messo. Teoricamente siamo pronti per dialogare. Ci serve un software. Allora, i software normalmente più utilizzati sono il Quartest, io qui già l'ho scaricato, che ci consente di fare CW, RTTY, SSD in maniera molto semplice, software italiano, quindi adesso qui li standiamo, li aggiorniamo, o il Nessuno Mic Mic, sono quelli che noi utilizziamo più frequentemente, a seconda dei conti. Allora, adesso partiamo, il Quartest ce l'abbiamo qua giù, e configuriamo il nostro drive. Ah, ok, vabbè, qui chiedo se vogliamo fare gli aggiornamenti in automatico, sì, ce li facciamo, va bene, ok. Allora, crea nuovo log.
No, lo chiamiamo test IQ0PG. Mettiamo i vari dati anagrafici, eccetera, e qui abbiamo l'elenco dei contest che fa il QR test. Sì, ma se voglio fargli X, se voglio fargli X, ho la voce di Expedition. Oppure, simpatica, di Expedition con nome degli italiani, perché Paolo, K3QR, ha messo il database, dove quando io metto Italia 0 K3X, Vincenzo, ciao Vincenzo, cavolo, mi conosce, è tutto, quindi è simpatico. Le bande dove voglio andare ad operare con questa attivazione. È inutile metto tutte le bande, se io poi in realtà vado solo in 40, in 80 metri, perché se no quando vado a cambiare banda me le devo scorrere tutte. Quindi mettiamo qui e facciamo i 40 e i 6 metri. Che modi? SSB, CVR o digitale? Li voglio fare. Ok. Queste configurazioni le trovate anche su un'altra slide di una serata che ho fatto anni fa. Allora, scenario, che radio abbiamo? Qui c'è un elenco di radio. Noi abbiamo un ICOM IC7300. Porta COM è la 7. La velocità che è settata sulla radio, sulla 1115.002, stop bit 1 o 2, normalmente 2. Qui c'è pin DTR ON e RTS ON. Allora, attenzione. Noi abbiamo detto che il DTR serve per mandare il CVR per RTTY, l'RTS per mandare il PTT. Se io qui lascio ON e ON, quando io clicco sotto su salva, la radio va in trasmissione, portante fissa, non va bene. Quindi qui mettiamo OFF e OFF. La porta CVR, dove è collegata la porta del CVR? La COM 7, perché una ne abbiamo qua, per esempio su DICOM 7610 e su DICOM 2007 ci sono due porte, quindi collegando da USB che dà due porte. Il PIN è il DTR e c'è anche usa il PTT. Quindi che cosa fa usa il PTT? Quando trasmetti in CVR, prima arriva un impulso alla radio che manda in trasmissione la radio, poi arriva il segnale del PTT. Qui posso mettere anche il ritardo con cui il segnale CVR deve arrivare. Perché? Ho l'amplificatore a valvole vecchio. Trasmetto come trasmette EFR a velocità veloci. Invece di K0EFR prendo EK0EFR, il primo punto si mangia, perché il primo punto in radiofrequenza arriva quando il relè ancora non si è chiuso. Quindi qui diciamo manda 10 millisecondi. Quindi manda il TTP, dopo 10 millisecondi spara il segno. Poi sotto qui abbiamo, a parte RTTY, che diciamo di usare XFSK. E poi dopo vedremo il perché. La configurazione qua è pronta. E mi dice una cosa, che la porta del CVR e la porta del CAT della radio non possono avere lo stesso numero. Quindi non va bene. Io ho usato tutte e due la COM 7. Non va bene. Perché potrebbe dare problemi. A meno che non si usa un virtual serial port in diretta, che non abbiamo utilizzato. Che succede? Boh, vediamo. Vediamo un attimo. La frequenza radio è 3791? Perfetto. Il CAT sembra che funzioni. Andiamo un pochino, 50-120. È andata? Sì. Il CAT funziona. Andiamo in CVR. È andata in CVR? Sì. Bene. Adesso, come diceva Tix, vorrebbe anche funzionare. Allora. Trasmettiamo. Perché? Perché la stessa porta COM l'ho usata per il CAT che ha la predominanza e per il CVR. Quindi dobbiamo usare un'altra cosa. Dobbiamo usare il Virtual Server Phone Emulator. Che cos'è? Questo software che nella versione 32 bit è gratuito, nella versione 64 no. Qui abbiamo la versione 64, adesso ce l'attiviamo. Che cosa fa questo?
mi crea una porta COM virtuale. Quindi la mia porta COM 7 la andremo a chiamare COM 8. Sulla porta COM 8 virtuale, che quindi non è quella fisica che è attaccata al computer, io posso collegare quanti dispositivi voglio in contemporanea. Chiaro è che qualche volta vanno in computer, sì. Avviamolo adesso, se no qualche volta vado in conflitto. Quindi, ad esempio, io a casa sul mio PC ho il Virtual Serial Port Emulator, dove condivido addirittura in via TCP/IP per usare da remoto tutte le porte COM, quelle dell'amplificatore, del rotore, del commutatore d'antenne, 7003, 7610, ce l'ho tutte quante. E qualche volta da remoto devo, attraverso, diciamo, dispositivi Wi-Fi, proprio togliere il 220 dalla stazione, ridarlo per fare settare tutto quanto, perché se no. Abbastanza veloce perché è nuovo ancora il computer questo. Ok. Adesso questa piconcina qua, questo Virtual Serial Port Emulator, dove andiamo a creare la nostra porta. Va bene, ho capito, però Vincenzo non l'ha trovata. Vediamo così. Secondi. Poi le licenze sono molto semplici da gestire, con caratteri proprio. Vista, ctrl A, ctrl C, ctrl V, ok, perfetto, siamo registrati e facciamo quello che vogliamo. Ma qui che facciamo? Creiamo una porta splitta. Vedete di io puoi creare una porta reale e la creo virtuale. Su quella virtuale posso collegare quanti utenti voglio. Quindi diciamo che la porta fisica è la COM 7, la porta virtuale la chiamiamo COM 8. Gli diciamo di questo è importante, queste cose ripeto, sono già in una slide che ho pubblicato e che vi rimando, quindi passo passo c'è tutto d'accordo. Aggiornerò solamente con le nuove schermate di software. Importante questo Redirect Modem Registers, perché? Perché questo consente di reindirizzare anche il DTR e l'RTS. Sui setting, vediamo la velocità, 115 due, va bene, 8 bit, lì come di solito 2 bit di stop, di solito, ma non sempre, perché su quelle guida abbiamo visto che comunque non funzionava, ok, ti ha creato questa qua. Posto. Abbassiamoci sempre. Torniamo al nostro podcast. L'ha aperto? Io so, però sempre che vediamo tutto basta. Ok, sì. Controllo l'aggiornamento, non lo fa. Test K0, questo qua, apri. E qui adesso andiamo però a cambiare i parametri. E gli diciamo, vedete che il CAT non lo legge più, modifica porte rete. E diciamo che lì con il C7003 è collegato sulla porta 8, tutto il resto rimane invariato. Il CW sulla porta 8, perché come ho detto prima, possiamo mettere quanti dispositivi vogliamo. Salva, mi avverte come prima, io continuo. Ho il CAT e adesso trasmette. Quindi, cioè, con questo software riusciamo a gestire tutto il giochino. Ha fatto una chiamata, insomma, un po' bella lunga. Ok, l'altro software, quindi questo è il quarto test, bene o male lo conoscete un po' tutti. Poi l'altro software che utilizziamo per fare i conti, se ne azzurro Mike Mike, installiamo tutti e due, così tanto vediamo un pochino. Già c'è, non sto installando perché già c'è dentro che l'abbiamo usato. Magari ci dirà che non è aggiornato, questo è quello che abbiamo usato sul Field Day a settembre. Tra l'altro a Montichiari
avversari, come avete visto, Vincenzo e Lorenzo hanno fatto il solco per ritirare le targhe premi. Abbiamo allora qua l'operatore è in Z0 più. Prendiamo anche qua il contest di X, come dicevamo prima, così vediamo. Chiaro, questo software americano, i nomi degli italiani non ce li danno. Anche se c'è un software che si può, insomma, un file che si può caricare dove c'è i nomi di tutti, però va sistemato. Ora, qui noi abbiamo sulla configurazione delle porte, facciamo lo stesso lavoro. Gli diciamo che sulla porta COM8, sempre quella, c'è un ICOM 7003, sempre quello, che lo usiamo anche in CPU doppio, e TDAGE 115.2 N82, sul DTR c'è il CPU doppio, sull'RTS il PTT, e c'è 30 millisecondi di ritardo per commutare. Tutto configurato già di suo. Ok. Sì, giustamente, qui adesso mi si è incavolato perché io gli ho dato il codice del 7610, non quello del 7003. Il 7394, dal codice 7590. Allora, prendete l'ICOM, come funziona? Questo qua ICOM su due fili ci passano N apparati, quindi tu puoi mettere tutti in parallelo. È un bus. Come vengono identificate le radio? Da un codice esadecimale. Quindi di default il 7610, il 7003 ha 94 esadecimale. 7610, 98. Se io ho due 7003, a uno da 94 e uno da 95. Quindi per usare lo stesso bus, come logica. Questo era comodo quando si facevano i satelliti con UHF e UHF, insomma, Notte 21, se non ricordo, mentre le radio dialogavano fra di loro via bus e girando la sintonia su una cambiava anche sull'altra sintonia. Un mondo nuovo. Ok, come vedete qui 50-120 la frequenza. Vediamoci la rete così. Vedete 50-120, CW doppio. Non trasmette. Ah, certamente che non trasmette perché ovviamente qui SSD. sì. Aspetta, devo mettere non di database. No? Quindi anche qua andiamo a scegliere l'elenco di login di Expedition, diciamo che li facciamo in tutti i modi, SSD 15 blocco digitale. Ok, qui c'è per il TG barra qui, va bene, non ci interessa. Ok, qui si è incavolato perché il programma è che però no, quindi non avevo 50 090, cambiato il cap, sì. la radio com'è? Doppio. Sì, ma aspetta, sto cercando di vedere la tastiera che non mi tornava. Okay. Andiamo alla velocità più umana. Questa memoria è scritta sicuramente FR perché c'è il cambio velocità sui rapporti. Giusto? Vediamo se è vero. Eccola qua. Ecco, tutti questi simboli di maggiore e minore che vedete servono per aumentare e diminuire la velocità. Cosa da non utilizzare, che piace molto ad Andrea, ma perché? Perché c'è tutta una rete di skimmer, che poi vedremo dopo, nel mondo che intercetta tutti i segnali CW e genera in automatico i spot sul cluster. Questa variazione di velocità li porta in confusione. Quindi, se non li utilizzate,
utilizzate dopo il primo CQ fatto, già c'è uno spot sul cluster che uno sta chiamando, gratis e regolare. Quindi, e il CQ doppio, Quartest, nessuno mai, stesso concetto, tante le schermate, ma quello è. Vedete tutti i vediamo un po'. Qui forse l'hanno configurato. La radio dovrebbe essere passata in RTTY, giusto? USB. USB, adesso la illuminiamo. Allora, innanzitutto mi è comparsa questa finestra qua, XFSK. Ricordate che prima sul Quartest avevo detto XFSK. L'RTTY, come nata, noi utilizziamo come motore per l'RTTY un software che si chiama MMTTY, questo qua che vedete. Questo normalmente dialoga con un modem, dialoga con un modem su una porta seriale. I più anziani si ricorderanno, ci metto pure io, PK232 TNC. Io c'avevo il PK88, l'ho venduto e faccio così perché lo devo tenere. E quello serviva per fare il packet, ma per fare anche le RTTY. Quindi lì cosa, come funzionava? Il software mandava la stringa CQ, proprio in codice ASCII, lettere. Il software decodificava e convertiva in RTTY. In codice valido. Noi qui non ci abbiamo il TNC. Lo facciamo fare a questo XFSK. Quindi questo è un TNC virtuale. Quindi noi diciamo siamo XFSK. Questa è la configurazione che sto facendo qua. È identica sia per Quartest che per nessuno MicMic. Quindi la vediamo. Esterno. Può essere usata anche standalone da solo. Allora, vediamo, io qui ho diverse finestre, demodulator, io qui ho diversi algoritmi di demodulazione. Cioè io, la RTTY come fatto? Sono due toni. C'è un marker 2125 Hz, per, diciamo per il nostro uso, e uno space che è 170 Hz spostato. Quindi a seconda che il bit che arriva è 0 o 1, manda una nota o manda l'altra nota. Io qua premendo il tasto AM già per default porta i valori che servono, perché io qui potrei cambiare mentre quello che voglio, faccio casino, non mi ricordo i valori, premo il tasto AM qua in fondo e lui porta i valori di default. Poi ho diversi algoritmi per decodificare quella scheda audio del PC per decodificare questi toni. Non esiste un algoritmo migliore dell'altro. Normalmente quando io faccio contest in RTTY utilizzo tre decodificatori in contemporanea per essere sicuro di ricevere in mezzo al rumore il segnale. Uno è quello che è a bordo della radio, perché il 7003 e il 7610 hanno decodificatore di RTTY a bordo e anche encoder per trasmettere delle memorie. Poi sul software ne uso due con algoritmi diversi, in maniera tale che quando vedo che i nominativi coincidono sono sicuro che è il nominativo giusto. Se no, molte volte uno pensa che RTTY è semplice, fa il computer, come l'FT8, semplice, benissimo, fa il computer. Non è vero, perché fa il computer, ma se il computer prende dei fischi per fiaschi e io metterò dei fischi per fiaschi, poi dopo trovo dei noti. Qualcuno lo sa bene che ha fatto con una marea di noti log, perché? Perché il computer diceva una cosa, ma la realtà era un'altra. Quindi, vedendo con due sistemi diversi la stessa cosa, le probabilità che siano noti log diminuiscono. Quindi qui lasciamo tutto quanto, il discorso per default, lasciamo perdere quello che sono i filtri. Sconsiglio di utilizzare la FC. La FC cos'è? Automatic Frequency Control. Cioè, praticamente, quando io sono in RTTY, non centro bene la stazione a 2125 Hz, sto magari 50 Hz spostato, quindi non sono centrato, lui mi sposta i miei parametri per riceverla bene.
ma io la ricevo bene, l'altro non mi riceve. Io, quando faccio contest, questo lo dico a tutti, chi non è centrato non lo condanno, perché devono imparare a centrare. Punto. A meno che non è moltiplicatore. Le code qua sono dei parametri da lasciare, ripeto, di default. Sul TX, l'unica cosa da fare è dire qui che usiamo l'extfsk e non un PNC esterno. Su questa parte MISH dobbiamo dirgli che la porta di trasmissione è il COM-FSK. Perché? Perché nel TTY io posso farlo in due modi. Posso farlo in FSK, se la radio me lo consente, e è il modo migliore. Quindi io alla radio mando su un piedino fisico, mando 1 o 0, e è la radio che genera il tono, la nota pulita per l'1 e lo 0. Oppure posso fare in AFSK, dove io genero l'audio del PC e lo mando nella radio. La radio sta in LSB e trasmette quell'audio. Si fa un casino bestiale, perché se i livelli non sono regolati bene, questo come in FT8, la scheda audio del PC intermodula e la radio trasmette un segnale intermodulato che non è chiaro. Quindi crea un QRM, una confusione incredibile. In FT8, molte volte ho avuto discussioni con gente ignorante, nel senso che non conosce il sistema, dice, tu esci con 500 watt, ti leggo su tutta la banda. È vero, io ascolto 500 watt, ma non mi vedi su tutta la banda, a meno che non è la Tatiana che sta a 300 metri da casa mia, raramente mi vedi su tutta la banda, perché il livello audio lo regolo perfetto, in maniera tale che non intermodula. Mentre molte volte sono quelli che vanno con 100 watt che mettono il livello audio più alto, perché o addirittura con il compressore, perché pensano di spingere di più, e buttano poi il segnale che ogni 50 Hz c'è il battimento. Quindi stessa cosa sull'RTTY, se la radio lo consente non utilizzate AFSK, anche perché in RTTY la radio consente di utilizzare in ricezione dei filtri più stretti, perché se io vado in AFSK la radio utilizza il filtro che normalmente utilizzo per la fonia, quindi un filtro minimo da 2,4 kHz, ma il segnale RTTY, abbiamo visto prima, è 170 Hz lo spostamento che mi interessa, quindi perché io devo tirare dentro le stazioni che stanno vicine? Sul video di prima avete visto quante ce n'erano tutte fitte? Se io invece vado in FSK, metto il filtro, normalmente io lo tengo a 200 Hz, quindi proprio ho un raggio laser che decodifico solo quello che è di dentro. Se c'è una stazione che sta a 300 Hz sopra, non la sento, non c'è. Quindi questo è importantissimo. E altra cosa, devo dirgli su quale scheda audio arriva il segnale, perché lui l'audio lo riceve dalla radio. Abbiamo creato prima i driver, abbiamo creato, oltre che la porta segnale, una porta USB audio codec. Quindi la radio all'interno della sua scheda audio, non uso quella del PC, e quindi uso questa. Stessa cosa anche sullo speaker in trasmissione, anche se non viene utilizzato, si mette lì. È importante usare questa, perché se io utilizzassi, adesso qui non compare, ma molte volte compare da default mixer, magari le codifico lo stesso, però l'audio non è diretto dalla radio al software, passa attraverso un mixer che può avere dei filtri che può tagliare, specialmente questo in FT8, è fondamentale, perché magari c'è un filtro che mi taglia sotto 500 Hz sopra 2000, cioè quando invece in FT8 la ricezione è 0-3000, cioè, quindi è importantissimo che sia l'audio corretto. Adesso qua glielo mettiamo, vediamo un pochino che succede. Dicevo prima, il 7003, che lo mandiamo in RTTY, ma lo facciamo prima, ha il suo bel decoder. Quindi qua sono tutto, andiamo un pochino. Questo lui decodifica da solo, se c'è il RTTY lo decodifica da solo tutto quanto. Poi addirittura le sue memorie, adesso qua alle sue memorie, dove io non l'ho programmato, ma posso farlo addirittura trasmettere. Quindi
con le memorie che poi vedremo dopo sull'uso pratico, mi potrei fare RTTY EDX con la radio senza avere bisogno del PC. Adesso sta ricodificando Sta passo. ricodificando il QRM perché non è impostato lo switch. In prefettura, tra l'altro domani sera abbiamo le prove di sintonia, finalmente abbiamo una radio d'ultima generazione che è l'ICOM 7610. Con l'ICOM 7610 noi facciamo DSK31 semplicemente collegando una tastiera USB alla radio, cosa che sul 7000 non si può fare, e leggendo qua oppure sul monitor all'esterno. E tutto il traffico viene salvato, anche in questo caso, sulla chiavetta SD. Quindi abbiamo tutta la storia di tutto qua. Ora, vediamo un attimino se riusciamo a fare, vediamo un po' di finestre che non ci interessano. Ok, un po' di RTTY. Allora, qui c'è qualcosa già che non quadra, perché lui manda le note, ma non escono. Dovremmo sentire un suono diverso, tipo questo. Questo è il suono di RTTY. Qui mi ha scritto 5 test, vabbè, questo è quello che ho messo prima, quindi questo qua dei com è quello che ha messo. Ora, che cosa c'è che non va? Next FSK, lo abbiamo educato? Non lo so. No. Allora, sì, no, no, va bene. No, perché la com non era qua, la com 8, status ok, ok. Vediamo un po'. Adesso lo stiamo trasmettendo correttamente. Allora, vedete qua su questi codici esadecimali? Qui è il Next FSK che traduce il carattere ASCII che arriva dal software, lo traduce in codice baud. Quindi io tranquillamente trasmetto in RTTY. Facciamo una prova veloce. Facciamo una prova veloce. Mettiamo sul radio questo qua, sempre il RTTY, da che qua lo chiamiamo? Da bene frequenza. Mettiamo 50, 50, 0, 90. Quello più per fare sintonia così. Quello qua decodifica quello che viene trasmesso. Quello qua trasmesso lo leggo qua. Mi sono rovesciato. Vediamo. Mamma. Vedete che qui quando trasmette con questa croce, questa qua è fondamentale per fare la sintonia, perché quando ho sintonizzato correttamente la stazione, la croce deve essere perfettamente perpendicolare. Andiamo. Vedete? Quando è perfettamente sintonizzata, io ho una lettura precisa del segnale. Quindi la sintonia nel RTTY è fondamentale, se no non decodificate. Notare, su questa radio è 50.090.02, su questa 50.090.00. Cioè, le radio hanno una differenza minima di frequenza l'una dall'altra. Quindi la sintonia va sempre fatta. Cioè, leggo lo spot sul cluster e vado lì, non è che c'è la stazione, cioè un minimo va regolato. Con Quartest è esattamente la stessa cosa. Quartest è una cosa che mi piace di più. Quartest, io posso dire, in RTTY, lo configuro e diciamo, posso usare fino a 4 decoder in contemporanea. Quindi usiamo l'MMTTY, quello che abbiamo usato prima, poi ce n'è un altro, lui, per vedere tutto.
Ora, la radio è RTTY, no? Quindi io qui dico RTTY1 che va a montare, qui mi dice RTTY1 sul menu in alto, X a X, significa che questa interfaccia, quella che uso per ricevere e trasmettere, quindi trasmetto con questa. Poi va, io ho anche RTTY2, solo la X. Quindi io qui ho le due interfacce, ecco, una e due. Rifacciamo il setup, perché il software è lo stesso, ma ce l'ho su due cartelle diverse. SK, vabbè, dovrebbe essere già impostato. Questo di qua, setup, stessa cosa, diciamo, qual è la ricezione porta codec. Sempre, vedete, 2125, 2095, 170 Hz sopra. E qui io vado a cercare. Adesso, qui un'altra cosa non la vedo, perché la crocetta che vedevamo prima c'era quella qua, eh. Allora, intanto questa la porta non è con 4 ma è con 8, quella qui per PSK va sul IPR PS, e questo ci siamo, no. Ok, questo è allora, PTT RTS. Sì. Allora. Intanto volevo fare una cosa, vi trasmettiamo e vediamo se li qualificano tutti e due. Quello sopra li qualifica, questo di qua non li qualifica. Quindi a me tutti guai, ha qualche problemino da risolvere. Vediamo un attimino. Allora, con card l'ho messa giusta, sì. Quindi, ovviamente dovrebbe esci e rientro, non c'è qualcosa che non gli è piaciuto per tenere bene. Come dice il nostro caro Andrea, il gruppo 0 QAX, c'è Windows. Sì, e allora non la fa. No. Stiamo parlando di mondo penale, quindi non continuiamo. Il bello della diretta, no? Mm. C'è sempre il classico sistema, il specchio di accendi. Yeah. Ok. Adesso vediamo un pochino se gli piace. No, contro l'aggiornamento, vabbè, non c'è interesse, che internet non è, non c'è, ok. Ah. Ok. Allora, gli diciamo un'altra volta che vogliamo RTTY1. Tanto grande, sì. Oh, e facciamo... Adesso è così. E nella partita ancora adesso arriverà, eh? Ok. Quindi, si trova che non vedo la finestra del... non so che è, perciò questo un pochino in rosso. Allora. Questo è il fatto, non ci interessa. Oh, facciamo le prove con nessuno Mike, tanto non è che sono in difficoltà. Niente, ok, a posto, abbiamo capito che non ti piace. Non ti piace. Allora,
Vabbè, le prove le facciamo con adesso un iMac lo stesso. No, c'è il problema, è configurato per la rete questo. Abbiamo usato allora riavviamo così vediamo. Allora quindi c'è progetti da che abbiamo il software che si prende cura di fare tutto quello che è la gestione di decodifica e codifica del segnale. E è bello quando si dialoga, quando questi dialogano con dei teleschiventi di K-Group X e RSC, perché le teleschiente hanno un suono diverso, però dialogano, si capiscono perfettamente. Non mi ricordo se è del suono che fanno là. In CW è esattamente la stessa cosa, cioè la configurazione, quella che abbiamo visto prima. Diciamo di radio, cioè invece di mandare dei bit, mandiamo qui dobbiamo rifare non l'ho salvata. Facciamo se questo è quello che ti parlava perché vediamo siamo inutile che è successo? Perché va in trasmissione? Perché va in trasmissione? Perché l'RTS è DS, deve stare no. L'ITR è DS, deve stare no. Andiamo. È perfetto. Salviamo adesso ancora così. Ok, allora, prendiamoci da nessuno mai manca. E vediamo un attimo qualche piccola cosa. Aperto. Sì, adesso. Perché nessuno mai manca? Perché su nessuno mai manca abbiamo una finestra che sul partest non c'è, che ci consente di vedere una particolarità del codice. Quindi ci viene preso ci può stare. Allora, il codice Baudot, il codice di RTTY, è un codice che è fatto da 5 bit. 5 bit. Marco, no, tu che sei più fresco di scuola, con 5 bit, quante combinazioni decimali riesco a fare? 2 quindi 2 alla quinta, quante sono? 32. Bellissimo. Quante sono le lettere dell'alfabeto? Sì. Okay. Numeri, quindi ce ne siamo 46. Punti interrogativi, virgole, cose varie, ci mettiamo, ma sì, 32 ci basta. Quindi come facciamo con 5 bit a trasmettere lettere, o numeri? Come facciamo? Facciamo che c'è un carattere, un codice binario, che quando io lo trasmetto indica al corrispondente che quello che segue sarà un numero o una lettera. Lettere o figure. Figure sono numeri in caratteri speciali. Stessa cosa quando rimando le lettere, arriva quel carattere. Facciamo così perché sennò per la serata fare configurazione. Quindi c'è questo carattere in mezzo. Molte volte a me viene da ridere, no? Quando faccio il contest, sul contest, quello che conta è massimizzare il numero di QSO che lo fa. Quindi devo ridurre le perdite di tempo. C'è il contest dove passo il seriale. Quindi io mando, collego
magari Franco, Italia 0 RSC 599001. Mando. Molti fanno Italia 0 RSC 5NN, perché 5NN? Perché CV doppio invece del 9 metto la N che a breve, no? 5NN IT1 o 001 addirittura, no? Dico, no, faccio più veloce, no? Fa più lento. Perché io mando? Carattere che dice che mando le lettere. Italia, carattere che manda il numero. 0, carattere che manda le lettere. RSC, spazio, carattere che manda i numeri. 5, carattere che manda le lettere. NN, carattere che manda lo spazio, carattere che manda i numeri. 001, cioè, tutta la cattiva. Italia 0, RSC, 599001. Italia, numero 0, cioè prende, mi vado a togliere tutti quei caratteri superflui del disco. Questo lo vediamo in maniera molto semplice. Io adesso faccio due domande da qui, guarda, facciamo Italia 0, RSC, senza spazi, 5, NN, 001, no, 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 lo metto qui per comodità mia per trasmetterlo così. Chi è che c'ha il cronometro? No, no, il cronometro... Trasmettiamo due volte così vediamo meglio. Dimmi quando sei pronto che vado, eh? Ci sei? Quanto è? 6 secondi e 8. Perfetto. Andiamo Italia 0 RSC 599001, ok? Sempre due volte, pronto? Quanto è? Stesso. Cioè 30, un po' meno. 03 meno. Sì. Abbiamo tolto solamente un carattere qua, no? Quindi, cioè, voi immaginate su una sequenza, cioè, lunga, quanto vai a intervallo. Quindi è importante questo. Che succede? Quando io ricevo, cioè, QRM, la scarica, mi perdo il carattere che dice che passa da lettera a numero. Quindi io magari, invece di vedere 599, vedo sul video, vedo TOO. Oddio, questo come ha scritto adesso? Io mi aspettavo 599, cioè vado un panico, oppure invece le lettere vedo dei numeri. Il QR test consente, andando sopra a questa cosa qua, vedete che a destra vedo 0655 e a sinistra vedo i caratteri in arabo. Adesso facciamo anche così. Adesso studiamo qua su eccolo. Io vado su questo TO, di qua vedo TO, di là vedo 599. Okay. Quando faccio QRTest, che faccio? Mi metto a richiedere un'altra volta il numero se vedo una cosa del genere? No. 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 Allora, se ho questo sistema qui, ci vado sopra, c'è un sistema molto più veloce, una scheggia. Allora, la regola del Nord-Ovest. La tastiera, e ve la faccio vedere. Se noi prendiamo una tastiera, cioè avremo una tastiera virtuale, come si attiva? Se noi prendiamo la tastiera, tastiera su schermo, eccola. Allora, è una del nord-ovest, vado nord-ovest. T, qui devo andare a est, vabbè. T, 5, O, 9. I 8, U 7, Y 6, T 5, R 4, E 3, W 2, U 1. Quindi io semplicemente guardando la tastiera posso capire subito qual è il numero. Se lo fate per lo smartphone è ancora più semplice perché sono verticali, quindi è sopra sotto e ce l'avete in tempo reale. Un trucchettino che aiuta moltissimo nel risolvere, ok, in CV
Completo la stessa cosa. Un certo momento. Ah, ce l'hai sullo stesso toro. Mettiamo la radio in cibuloppio. E la radio trasmette. Come abbiamo configurato. Allora. Però il QG, no? C'è da capire una cosa. Quando io faccio il DX, che cosa devo trasmettere? Un CD doppio, uguale, uguale. Quando io faccio il DX, quando si apre le slide, Francesco ci spiega poi alcune cose, che mi ha preparato. Non è che sto a fare questo, cioè, quando si fa il corso CD doppio, corso fatto lo scorso anno da Francesco e da Andrea, praticamente, cioè, prima si sono imparate le ventre, poi i numeri, le combinazioni, eccetera, e poi dopo appare il QSO. Il QSO in realtà non è quello nell'atto pratico, non è quello che si fa, diciamo, a livello didattico di MyNameIs, MyCity, temperature e così via. Perché tu hai aperto quello metodo che l'ho rimandato un nuovo. Dammi questo quello che mi hai mandato. Ci sono restaurati tutti i bit. Adesso devi fare tutto. Quando io faccio il DS, no, ce l'ho un po' scomodo. Quando faccio il DS, la stazione DX che c'è quel pilot che vediamo prima. E non c'è la fazione di arrivo che mi può fregare meno se mi chiamo Francesco o Luigi o Marco. Cioè, mi interessa soltanto il mio nominativo e che mi tolga delle scatole il prima possibile per farmi un altro dietro. Quindi quando si fa il DX, i dati importanti che dobbiamo mandare sono il nominativo, quindi io mi metto di chiamo, mando il nominativo. Quando sento che lui risponde con il mio nominativo, mando il rapporto, quindi io chiamo la K0XVX, metto lì, pa, quello arriva, passa, mi trova, poi vediamo un pochino il giochino, mi rimane K0XVX 5NL, più doppio, perché 5NL, 599 più veloce. Come io sento K0XVX 5NL, bravi, mando io il mio 5NL, l'altro mi manda TU e ricomincio a chiamare. Thank you, fatto il questione. Cioè, due valori. Quindi per fare questo, che cos'è che è importante fare? Allora, uno, imparare quello che è il suono, innanzitutto ci vuole per musica, quindi dovete imparare i suoni, non contare le lettere, le linee, i punti, tutte quelle qua, perché sennò perdete la strada. Io ho grosse difficoltà ancora con i numeri, perché i numeri sono quelli che si prestano più a contare. L'uno, punto, quattro linee. Due, due punti, quattro linee. E questo è tra dire. Quindi questo è quello che frega. Quindi, no, il suono. Cioè, io per paradosso vado meglio ad alte velocità, tutta colpa di FR che mi ha lasciato un anno fa. Eravamo a fare un contest da Indy Oscar, 5 Oscar, RRL, mi fai. Dice, dai, ci metti in cuffia, chiama tu, sto qui con te. Metto in cuffia, inizio, chiamo e vai. E lui stava lì vicino, mi aiutava quando non capivo bene che scriveva sul foglio. Se andava quanta, una trentina, 30 parole. Quindi stavo lì con i suoni. A un certo punto lo vedo, che togli la cuffia, mia, mi ha lasciato lì, io mi sono trovato. Sono stato e ho detto, oddio, che faccio? Un attimo di panico, poi dopo sono partito. Però perché? Perché andavo a 30, andavo a una velocità abbastanza, diciamo, sostenuta, intanto per capirci, facci sentire. Questo per esempio è la velocità 20. Aspetta, prima fatemi cambiare un attimo la memoria, perché sennò ci falsa tutto. Allora. Tutti questi codici, queste macro qua si trovano sui manuali, poi, è importante.
ma in realtà qui stiamo dicendo che quando premo F1 lui trasmette CQ test e il mio nominativo test alla fine contest. Sotto mi dice che quando piglio F2 manda il rapporto con il sent RST card. Cosa significa? Utilizza le abbreviazioni invece di 5995NN e manda il rapporto. Questo qua il F3 manda il TU, il thank you, quindi quando fate il QSO, quindi questo è impostato per quando chiamo, quindi manda il thank you, il mio nominativo in un'altra volta a destra, dice ok, grazie, avanti il prossimo. E con F4 manda il mio nominativo, con F5 manda il nominativo del mio. Andiamoci. Ora, e andiamo avanti. Il problema della tastiera bene. Quindi quello che è importante il suono del nominativo, quindi il suono del proprio nominativo imparatelo a qualunque velocità. Tatiana ha degli MP3 dove c'è il suono del suo nominativo a 15, a 20, a 30, a 35. Ah, molte volte c'è Gildo che la vede in giro per casa con sto posto sempre di continuo, che sta lì e ascolta e memorizza. Cioè, imparare il suono del proprio nominativo, quello è fondamentale. Il suono del 599 è semplicissimo. E altro suono importantissimo da imparare per evitare di essere bombardati di chissà quali accuse in frequenza, il suono del up. Perché il suono del up? Perché quando c'è la stazione di X che chiama, poi lo vediamo, la stazione di S chiama up, poi vedremo il perché. E se io non percepisco quel suono, faccio un casino dove due minuti dopo c'ho tutto il mondo addosso, che inizia idiot, di tutti noi. Quindi, ok, aspettiamo un attimino che questo ci mette un po' a caricare, non so come mai. Vabbè, intanto facciamo una cosa, mentre lui parte vediamo. Sì. Francesco ci illustra un attimino. Sì, allora, questi slide sono proprio un prontuario elementare, okay, per consentire di fare i collegamenti di telegrafia sia di ex che contest. Non ci sono grandi differenze tra i due. La cosa fondamentale è che siccome è necessario ridurre il tempo per fare il più possibile, questi collegamenti vengono fatti a velocità abbastanza alta, minimo 20 parole al minuto, di solito sono 30-35, poi sono anche gli spintosoni che vanno più avanti. Lui spesso diventa almeno continua a zero ieri quando quello che è necessario nella nostra stazione normale fa come una bella pulsione, una pulsione per realizzare l'attenzione, cioè il computer, come abbiamo visto, con il programma tipo N1 che lo test, oppure nel caso degli ex detto anche HRI, e non è tanto dato per i contest, però si può. Diciamo, noi qua in sezione preferiamo il nostro colore. Perché quando abbiamo utilizzato, quando abbiamo fatto la relazione per 75 anni, come app perché abbiamo questo. Quindi abbiamo tutti quanti preso confidenza. Poi
ci vuole, nel caso che non abbiate un 7003 o altri apparecchi del genere, ci vuole anche un'interfaccia per collegare il computer al trasmettitore. Ecco. Avanti, dottore. Grazie. Allora, i dati da scambiare. Siccome c'è una caccia spietata alle stazioni di EX da parte dei potenziali corrispondenti, bisogna trasmettere, come ho detto, a velocità elevata e fare in questi fortissimi. E si scambiano solo gli elementi essenziali perché questo sia valido. Quindi dominativo, rapporto e ringraziamento. Il rapporto è stato realizzato al 599, o meglio ancora al 5NN, come abbiamo visto. Ringraziamento è più, e questo è tutto. Non aspettate che se mandate la stazione di EX o anche in Congress, mandate la foto 549 perché nella foto del 54 non aspettate che non metta la 549 perché mette 549, non è che sta per la terza. Ecco, non vale la pena. Non, cioè, non sono i contest le occasioni in cui di EX, le occasioni in cui bisogna dare dei rapporti precisi. Ogni altro dato, oltre questo, è considerato inutile, causa rallentamento e quindi dal punto di vista diciamo di utilità non è il caso di utilizzare. È un fatto. La stazione di EX analogamente trasmette solo il nominativo della stazione corrispondente e 599 e poi TU quando tutta la tabù fine, ok? E quindi questo può essere registrato. Le frequenze vengono usate in maniera insolita, se volete. Di solito noi trasmettiamo in frequenza. Nel caso dei DX si trasmette in split, cosiddetto. Cioè la trasmissione della stazione DX avviene su una certa frequenza, che è quella segnata in rosso, e poi c'è una certa distanza, che è almeno un kHz, per il ciclo, per almeno 5 kHz per la comunità. Ok. Per la, e oltre questo kHz, tutte le stazioni che chiamano ognuna su una frequenza, o anche più di una si accavallano, eccetera. Quindi bisogna, ci vogliono delle accortezze. E la cosa migliore è cercare di capire dove la stazione di EX sta ascoltando. Questa è volta... video dove facciamo vedere che cosa succede durante il tempo. Okay. E non è una cosa tanto semplice e qui sta la bravura del DXR, diciamo. La cosa assolutamente da non fare, perché prima di tutto non serve a niente, secondo fa QRM, è quella di rispondere chi sono alla trasmissione X. Perché app? Perché quando sentite app dovete andare a rispondere qui, non qui. Se rispondete qui sentirete idiot, idiot, perché tutto il mondo vi darà l'idiota, che ha ragione. Eh sì. Maccheroni in quelli, che hanno ragione. Perché purtroppo li facciamo sempre riconoscere. Ma non solo per oggi stavo tentando di collegare 9X5RU e c'era un norvegese LA6U che continuava a trasmettere in frequenza, se beccate peggio. Diciamo che sul dial-up di Bouvet gli italiani hanno dato la peggior immagine di se stessi, perché abbiamo fatto delle figure veramente tutti fuori. Poi c'è anche chi fa deliberatamente, che come dicevi registrano altre stazioni e poi trasmettono sopra con la voce di un altro per far prendere la sua patente. Come ci sono molti mandano una sigla di uno che magari è un pochino in occhio del cinturone, quindi mandano una sigla di quello per far mangiare la stazione del cinturone. Purtroppo cioè, l'allevatore non deve essere un piede di uomo, ma negli ultimi tempi devo dire che insomma passiamo oltre. Quindi ecco come avviene la sequenza delle cose. C'è CY0S, la stazione che va per la maggiore ora, che dovrebbe finire domani le sue expedition da Servolagan. C'è U0PJS, cioè io che chiama, però non so se qualche che vado, non mi ascolta, e invece con la R4 Alfa, il solito russo con 28 kW, eccetera.
fai il QSO con RMR4. Questo è il loro bisogno, no? I russi che vanno per chilo. No, che gli italiani. Anche i italiani. I russi vanno per chilo, vanno sporchi, gli escono l'aria. Comunque, fai il QSO con RMR4 alfa e alla fine trasmette T1. A questo punto il U0PGS tenta ancora il collegamento finché alla fine ci riesce. Perché? Perché la stazione IX, quella in rosso, trasmette U0PGS 5NN. A questo punto U0PGS trasmette TU 5NN, volendo ci mette anche un GA, good afternoon, ma non più di questo, e la DX espone TU. Collegamento fatto. Se adesso vai su questa notina qui, sì, clicca per un po', cado? No, e allora no, l'audio non so. Vabbè, questo è questo. Come faccio a pronto per no. Ah no, fai una cosa, scusa, no, no. Esci dalla presentazione. Ecco, adesso vai lì. Ecco. No, questo è quello. Vabbè ragazzi. Vabbè, sono era l'audio di queste cose qui. No, no, vabbè, ok. Va avanti gli slide, per favore. Secondo il discorso di competenza, non avendo la licenza, non ci ho messo il pacchetto office, non ci ho messo mai. Poi, va sì. Ok, ecco. Allora, se non riusciamo a fare il collegamento, possono essere varie ragioni, per esempio la stazione IX non ha copiato il nostro nominativo, per cui invece che U0PGS fa U0 punto interrogativo. Oppure ha copiato solo il suffisso. A questo punto basta rispondere ripetendo il nominativo giusto due volte. Okay? Potrebbe aiutare anche a rallentare la velocità, non tanto, ma un po'. Invece che rispondere a 30 rispondere a 25. Peggio ancora, ha copiato male il nominativo e qui è un po' un casino, perché magari ha copiato EU0PGS che sarebbe una stazione bielorussa. A questo punto bisogna rispondere con EU0PGS 599K, supponendo che stavolta copi bene. Se e risponde con U0PGS 599, tutto bene. Se il nominativo è ancora ritrasmesso errato, si può ripetere il nominativo giusto un paio di volte, però a questo punto questo è abbastanza compromesso. Quindi, perché magari l'IX ha già cambiato frequenza, quindi può essere un po'. Il discorso che dicevamo prima. Indicate. Una cosa la sigla da capire. Va bene. LT. Capiamo questo. Andiamo a 30, velocità da conto. Quindi che qui non c'è un po' per bisogno, ma poi dopo vediamo che FR con gli HT si chiamano insomma 36 significa che il 5 circa
e 180 punti di minuto per la seconda. Vediamo. Non so per questa ultima, non sono 25. Normalmente quando io rispondo a una stazione di extra, a meno che l'operatore che sta dall'altra parte di alta velocità sostenuta, quindi è uno che ha l'orecchio sotto la velocità di, io vado ormai da 25 da indietro, questa velocità. Perché è quella che più o meno fa cambiare. Allora, ok, che faccio? No, no, ma ormai ormai via per avanti. L'errore classico che si fa, perché per questa parte del giorno, l'errore classico che si fa, molte volte, anche in quello, questa è la digitazione, è questa. Invece di questo. Che errore fa? Tagliato due linee. Ho scritto O invece di zero. Ma quando faccio, e sono ormai tanti anni che faccio questo lavoro qua, il controllo dei log nel contest, l'errore più comune che riscontro, O al posto di zero, o viceversa. 7 al posto della slash, perché la barra è sopra il 7, quindi molti non prendono la barra e mettono 7. Oppure, altro errore molto comune, mi è successo su Pindei SSB un paio di anni fa, che c'era una stazione che aveva collegato 4-5 peruviani in 40 metri la mattina del mondo. Cavolo, ma noi per la nostra stazione che abbiamo fatto di tutto, ma abbiamo fatto il Perù, com'è possibile? Poi ho visto l'orario, la mattina, preciso, erano tutti ungheresi. Hotel Alfa, Oscar Alfa, perché hotel è quasi di hotel, però quindi via, posto, è così, che vuoi fare? Succede. Hotel, Polia. Succede. Ok, allora vediamo un po' le cose da non fare, questo mi raccomando, in ordine di gravità. La prima, la cosa peggiore è trasmettere sulla frequenza della stazione di X. Col viaggiare uno si espone prima a una serie di app, di che sono ancora abbastanza gentili, forse mensiste, attaccano anche video, eccetera, eccetera. Secondo, in ordine di gravità, è continuare a chiamare noi europei, anche se la stazione ha specificato che vuole qualcun altro, tipo US only, no EU, eccetera, eccetera. Loro chiamano CQNA, CQNA, cosa significa? CQ North America, quindi, cioè, chi non sta in Nord America è pregato di stare fuori. Se non conosce la geografia, si prende del video. E ci sta tutto. Quest'ultimo suono, quando sento questo, da memorizzare proprio come l'Ave Maria, devo premere il tasto split, e spostare la frequenza di trasmissione almeno un chilo al sopra. In alternativa, fermo. Perché sennò ci fanno i danni. Altre cose che non fare, fare i messaggi lunghi, inserendo i dati inutili. Però un chilo al sopra con i lineari. No, un chilo al sopra in ciclo. A scuola per certo ti dico che a 3 km di distanza con la potenza da 1 a 4 kW su carico fittizio ovviamente a 500 Hz, kHz non si è visto con radio
che non sono queste. Quindi, a maggiore distanza, naturalmente ci sono ricchi, io ti sento. E tu senti? No, appunto. Allora, l'altra cosa è trasmettere senza preoccuparsi di ascoltare quello che accade sulla frequenza di frequenza. Noi che abbiamo lo zero denominativo, che è una rete con un carattere abbastanza lungo, siamo preoccupati. Quindi magari la stazione di X potrebbe già averci risposto se noi non prestiamo attenzione e ogni tanto lo smettiamo di chiamare. Altra cosa da che meglio non fare è trasmettere le città private, perché in quel caso basta un po' di rumore per impedire la ricezione di tutto il minatore. Quindi è meglio andare a velocità, diciamo, la stessa velocità che sta andando alla stazione. Giampiero, interessato tutto, dice sempre di non superare i 25 rampi di contest. Perché dice, se no cioè, ti perdi tutti quelli che vanno più lenti. Cioè, quindi quando magari diciamo, il pile up non è intenso, uno può anche ridurre la velocità per dare la possibilità a chi non ha molta dimestichezza con il circuito di poter fare il collegamento. Chiaramente quando il pile up inizia a essere intenso, uno aumenta la velocità per scremare, per diciamo, lasciare spazio a chi domina la materia, quindi uno screma un pochino e poi dopo torna abbastanza. Come questa è un'altra cosa che non c'entra niente con il discorso del, CV e RTTY, ma nella regola generale, se io sto in chiamata con una stazione che ha antenne importanti e molta potenza, vada sì che io raduno molte stazioni, non tutte le sento, sento quelle che magari hanno potenza. Quindi, quando il pan-up diventa molto intenso, potrebbe essere produttivo ridurre la potenza, magari che ne so, passo da, sto facendo un contest in Russia, passo dai 10 kW a 100 watt. A quel punto mi ascoltano solo quelli che hanno le antenne molto buone, li collego lo stesso, come cambia il pan-up, aumento la potenza, mi ascoltano tutti e li faccio tutti. Quindi sono un pochino delle tecniche operative che nella nostra quotidianità non è che ci creano problemi, però ci stanno. Cose che invece consigliamo di fare, la prima è cercare di rendersi conto della scorsa stazione di X. Se avete un parametro, comunque, se ci avete parlato, rendete conto qual è la stazione che sta rispondendo alla stazione di X, perché proprio la vedete. Quando la stazione di X trasmette il nominativo di qualcuno, tutti stanno zitti e vedono soltanto il segnale della stazione che sta collegando gli ex in quel momento. Quindi a quel punto potete vedere quale sarebbe. E bisogna cercare di non trasmettere possibilmente sopra segnali di stazioni potenti, perché se uno non c'è una buona potenza solo di un solo mezzo, e poi se via la propagazione per capire su quale banda ci sono meglio di economia di successo, perché di solito le stazioni rare sono stazioni sono di expedition, quindi partono con le apparati, antenne, eccetera, e trasmettono contemporaneamente su più frequenze, quindi magari c'è una che è favorita rispetto alle altre, e è meglio utilizzare quella. Forse un weekend c'era Charlie Yankee dallo Sierra Sub-Island, che poi è Canada come distanza, soltanto c'è un caso di raro e quindi c'è proprio c'era il mondo sopra, no? Nel WPX-SSB sono usciti in Polonia per la prima volta. Li ho collegati in 15 e in 20 metri, in 15 metri devo dire molto facilmente, in 20 metri il segnale era più basso, quindi ho faticato un po', in 10 metri non sono riuscito a farli, cosa che invece stazioni che stavano sud Italia si collegavano molto facilmente, perché in 10 metri la propagazione in quel momento era molto più favorevole per chi stava più a sud rispetto a qua. Quindi cioè, non sempre, se la propagazione non c'è, non passi. E adesso passiamo ai contest. Qui
essendo un commissario di revisione dei contestatori, perché questo è proprio per chi non ha mai fatto un contest, quindi questo è proprio per i bimbi. Che cos'è un contest? Un contest è una competizione con gli amatori, se ne fanno praticamente tutti i fine settimana, naturalmente vince di fatto i punti, che viene spiegato dopo. Per convenzione i contest vengono seguiti soltanto sulle varie classiche, quindi c'è il 60, 80, 40, 20, 15, 10, le altre bande. Le altre bande invece sono lasciate libere proprio per poter continuare a fare queste normali mentre ci sono contest. Allora, molte persone amano, c'è nessuno, le bande sono chiuse, non si sente mai nessuno, un weekend c'è il contest, però la banda è piena di cose, tutti questi fanno il contest, che non si può fare. Benissimo, se può fare, si attende un testamento in contest per bande vuote, quindi 30 metri per cibo doppio e tutti qua in modo digitale, in 17 e 12 di pagliati, tanto per. Se hai il minimo di intelligenza, sfrutti il contest per fare magari qualche country nuovo o qualche prefisso nuovo, qualche stato nuovo, perché magari che so, uno corre dietro al diploma Walker to State, il gruppo S, Walker to State, tutti i 50 stati americani. Se tu stai nella quotidianità, ti metti lì, chiami, difficilmente tu becchi tutti i stati, no? Poi sono stati particolari, tipo Wyoming, tipo North Dakota, Sud Dakota, che sono anche abbastanza ostici perché ci sono pochi radiomatori. Ma se tu vai in radio, quando c'è il contest ARRR, dove ci sono tutti gli stati americani, i 50 stati te li fai un weekend, perché ci sono tutti. Quindi se tu vai lì e riesci per una stagione di fare, quindi sfrutta quell'occasione. Non che c'è il contest e non faccio radio, però può stare seriamente, cioè c'era quegli uomini che mi mancano, mi spostavo, c'era ieri, stai lì a fare il contest. Stessa cosa, c'è stato il Cicure WPX questo weekend, che c'era per collegare molti country che normalmente magari non sono in radio. Quindi ci sono spedizioni che sono andate lì apposta per fare i contest e uno magari si porta a casa il country nuovo. Quindi il contest è un'opportunità anche per chi non fa contest. Faccio il question, non invio il log, lo penalizzo. No, non è vero. Faccio il question, non invio il log, non penalizzo nessuno. Faccio il question, non lo metto a log, invio il log, lo penalizzo. Ma se il log non lo invio, non lo penalizzo. Quindi, penalizzi chi? Ti spiego. Con la crociata di Yankee Zero Sierra, così. Me lo segno sulla lambra di Linux e sta lì. Dopo un paio di ore, basta, mi metto a fare il contest. Configuro il contest, faccio il contest. Non ce lo scrivo sul mio log, però l'ho collegato quello. Faccio il contest, mando via 50 questioni. Quello non c'è. Quando vado a fare il match dei log, non lo trovo sul mio log, a lui lo tolgo e gli dà il tiro. Quindi in quel caso lo penalizzo. Ti garantisco che c'è gente che ha tirato via volutamente dei QSO per penalizzare altre stazioni, ecco, e non aggiungo altro. Quindi il fatto di essere stupidi non mi meraviglia più. Quindi, tornando al discorso, cioè, ecco, te lo fai il contest, lo usi per fare, non lo mandi il log, va benissimo. Vai, scusa. Tu, pare che tu il software di gestione sono gli stessi di React, a me lo uso come detto, non è molto adatto per il contest, può anche usare, ma oppure sempre usare la versione, perché spesso hanno prodotto le lezioni. E poi bisogna anche capire bene le regole. Nei contest vanno passati anche degli altri dati, dipende dal contest. Di solito non è progressivo, però può essere la potenza, per esempio, nel caso del diretto, l'età, questo è abbastanza strano, nel caso
conosco una che invece passava l'età perché non si vergognava di prima. Giusto? Oppure la zona 5-2, eccetera. I contesti nazionali, magari ieri, se non di ieri, eccetera, la stazione può essere diventata il contesto passo significativo di proprio stato rinunciato a quindi noi possiamo essere ieri, possiamo PG, qual è l'anno per sì, se si passava sul titolo, in effetti così. I punti vengono calcolati facendo il prodotto dei punti guadagnati per il numero di moltiplicatori. Quindi ogni questione ci dà uno per un punti e un moltiplicatore se corrisponde a qualcosa di nuovo. No? Quando 40-80, ogni questione fatto, secondo che fosse in Corea, in Cipurocchio, in tutti quali, dava un punteggio diverso, ogni provincia nuova collegata sulla banda era un moltiplicatore. Quindi alla fine la somma di tutti i moltiplicatori andava a fare il prodotto e numero del punteggio finale. Chiaro è che più moltiplicatori faccio, più punti faccio. Quindi come è successo anni fa in un contest in cui una stazione europea si è lamentata perché aveva fatto veramente un numero incredibile di questo, no? Era una per numero singolo per me, un numero incredibile di questo vari DS, ma un punteggio minimo, perché aveva scambiato vari DS per l'RDL, aveva collegato quasi tutti gli americani. Quindi i moltiplicatori che erano il count di XCC, quindi l'America valeva per uno, e le province italiane, non avendo collegato gli italiani, mi sembra che su 2000 e passa questo ha fatto 5-6 italiani, cioè non avendo fatto italiani, e c'era poi il moltiplicatore, quindi ha fatto molto pochi punti. E ce n'è voluto per fare il partito, non ha più partecipato al fondo. Torniamo sempre lì. Ecco, se guardate lì quella tabellina, lì vedete, questo è quello che ho fatto io, tipo RRDF, quindi ho fatto 6 questioni in 40 metri, in 40, con 18 punti, 5 stati, 5, sì, 5 stati, erano 3 punti a questione, tirando la testa tutti i punti, e poi in 14 ne ho fatti 4, cioè in 21 ne ho fatti 73 e così via, e alla fine fai con la somma di 6 in 10 metri ho fatto 78 con 30 stati, cioè quello che dicevamo prima, in poche ore si è collegato 30 stati su 50, cosa che se lo fate fuori dal contest magari dice voglio 10. La somma di tutti questi 161, la somma di tutti i punti 483, la somma degli stati fatti 66 il 483 fa 31.870. Tra l'altro lì vedete anche che conviene trovare un nuovo moltiplicatore piuttosto che insistere a fare questioni fino al moltiplicatore, perché un aumento di uno del moltiplicatore viene moltiplicato per 483, mentre invece un aumento di un questione in questo caso viene moltiplicato per 66, quindi per 66 a 4 sono due modalità fondamentali in contest. In contest o runner o ascolto. Runner vuol dire che uno trasmette la sua frequenza, comincia a chiamare e accumula fatemi la stazione di prima, sta lì e chiama e risponde a tutti quelli che arrivano e ascolto invece vuol dire che uno si mette lì con un comincia a esplorare ogni segnale che trova, che partecipa al contest, lo collega o tenta di collegare. Io lo chiamo alla perugina, andare in chiamata per risposta. Nel primo caso, quindi chiamare sempre, può essere molto veloci, ma le stazioni che rispondono di solito non sono regolari e non fai molti moltiplicatori. Poi può essere noioso nei momenti in cui non c'è traffico, cioè chiama per rispondere nessuno. Se io sto trasmettendo da San Marino,
che sono l'unica stazione che trasmette da San Marino, perché devo smettere di chiamare per andare a rispondere a PJS, che è uno dei tanti italiani che ci sono? Quindi è chiaro che PJS, se sta in chiamata e basta, San Marino non lo pubblicherà mai. Quindi è importante alternare questi. E infatti le stazioni, quelle vere, hanno una stazione, un ricettario a parte che serve proprio per i moltiplicatori. Poi abbiamo fatto subito una stazione che era l'Oranio, che sono lì chiamava, e l'altra stazione su un altro bando andava a cercare i moltiplicatori. Cioè non collegava tutti, collegava solamente i nuovi moltiplicatori, i campi che mancavano. Quindi la combinazione di queste due diventa una macchina infernale che incrementa il punteggio in maniera incredibile. Pensate che le stazioni multi, quindi 12, almeno 12 stazioni, 6 bande, 2 per stazione, c'è cioè una runner per banda, poi in realtà non sono tutte 6 in contemporanea, perché va da sé che la notte 10 metri non sempre sono aperti, anche se insomma, per esempio, quando io ho avuto esperienza con le stazioni porto italiane, dove abbiamo sul log, vediamo tutte le 12 stazioni che abbiamo dai 10 ai 160 in tempo reale. E vi garantisco che in 10 metri, l'ultimo contest, già al sud Italia collegava di notte Stati Uniti, Europa e quant'altro, quando c'è cioè, in 10 metri. In 160 ovviamente di giorno i collegamenti erano molto più ridotti, più locali. Quindi cioè, per esempio c'era la stazione 160 SSB che stava ad Ancona e qua a Perugia in diverse hanno collegata, ma perché c'era un discorso di distanza ridotta, ma oltre non si andava. Però cioè, è sempre attiva. Voi immaginate che ci sono le run che chiamano, le multiplier che cercano i moltiplicatori, quindi c'è le multiplier, significa magari anche due per banda, quindi uno cerca su una parte o sull'altra, quindi c'è il punteggio lì veramente schizza cose da paura. Un pochino poi l'abbiamo fatto anche con Emilio Oscar 0 Alfa negli ultimi contest, dove avevamo 2-3 stazioni che in contemporanea riuscivamo a tirare su con multiplier. Invece nel caso d'ascolto è uno ma anche più lentamente, e poi nel caso di stazioni RAI, io credo che è in competizione con gli altri, quindi non metto coraggio. Che vai avanti più lentamente, parliamo. Perché io, per esempio, faccio i conti, molte volte li faccio in ascolto con gli strumenti sposta, e utilizzo il cluster ovviamente, quindi ho una marea di spot. Io vado lì, vado con un click, sono sulla stazione, sento chi è. Nominativo, rapporto e passo alla successiva, quindi proprio vado anche a ritmi di fare 2-3 minuti con questa cosa qua. Però amico, vado lì, non c'è nessuno, passa quello dopo, cioè tac, uno dietro l'altro. Quindi lì dopo conta l'automazione della stazione e l'affidabilità, perché quando uno fa queste cose non guarda il monitor, ma se si impalla qualcosa uno non si accorge. Quindi magari rientra la frequenza sulla schiera, perché non è curata la schermatura, e magari ero convinto di aver messo la di 10 stazioni e non ci ho messo la. Quindi, come diceva Oscar Nancy 4, Uniform Nancy, per fare quanto si vogliono stazioni ben ingegnerizzate e migliori operatori. Per fare di X dice basta una stazione mediocre e tu gli scherzi il problema. Ok, no, diciamo, voglio dire un'altra cosa. È un per esempio che concede di singole tra i due, e quindi bisogna ricordarsi se c'è dopo. Sì, anche qual test, praticamente c'è delle memorie che vedremo un attimo dopo, a seconda se vado in chiamata o in risposta posso impostare con lo stesso tasto ma la messaggio di base. Ok, questo era qui c'è un prova, scusa. No, questo è più avanti, cioè diventa anche un uguale diverso. Questo è il puntino lì,
U0PGS si chiama, questo è il caso del RAN, U0PGS si chiama, quindi CQ test, per test di U0PGS, U0PGS, dispone un doppio set SW e quindi non farà altro che trasmettere un doppio set SW. Allora, PGS risponde a un doppio set SW, TU, grazie, 599, 1, 2, 3, allora essere progressivo. Qual è la compattezza? Qual è qui la cosa che è chiara? Se io sono qui, per rispondere, se vado in risposta, io devo impostare sul mio PC la memoria che trasmette il mio nominativo, la memoria che trasmette il mio rapporto, basta. Basta. Io con due memorie faccio il codice, per esempio faccio il contest, con F4, F2, perché su F4 non memorizzo il mio nominativo. Io invece faccio una chiamata con zero memoria, perché trasmetto quindi praticamente ecco, c'è il concetto importante capire le due memorie, nominativo e rapporto, con queste due parti di ex e contest. Lui risponde con TU599724, potrebbe essere il suo progressivo, quindi TU e poi comincia un test. Sì, lo mette dopo. Praticamente lui chiama contest, l'altro dà il nominativo, lui lo prende e gli dà il rapporto e il progressivo. L'altro risponde, l'altro risponde dicendo thank you, e gli faccio no, aspettate, più è ricomincia. Uno come due fare, inizia la fine, io faccio così. Io per esempio ho risposto del momento, ma 5 NL e 7 più 4. Ne risponde lui e dico grazie, questa è la sottintesa. Passo il rapporto progressivo, lui mi dà grazie, rapporto progressivo, a questo punto più finale. E comincio, se riprende subito, test, c'è una chiamata, poi risponde qualcun altro. Che risposta ci sono quelli che per ritornare qualche danno secondo trasmettono una velocità altissima, si può fare, ma bisogna essere preparati anche a ricevere queste cose. Quindi sempre per guadagnare qualche danno secondo per sfruttare anche quanto residuo, ci sono anche quelli che avvengono ulteriormente, oltre a N. Per 9, sono anche quelli che trasmettono A al posto di 1, 1 per 2 e E per 5, per cui 5 volte per 0, o tipo O per 0, e sono quelli che molte volte si destabilizzano, perché l'N le va sempre, gli altri no, Dio, cavolo. Ma E N N per 599 come c'è abbastanza diffuso, ma una volta che è capitato un brasiliano, per esempio, che trasmetteva la zona 11, che faceva dal rapporto 599 a A. Quindi è un po'. Questo nel caso del runner, sì, è questo praticamente. E pare che non c'è altro. Quindi andiamo sul pratico, che non sarebbe più la giornata. Prima vi faccio vedere il video. Vi faccio vedere due video presi in prestito. Allora 5 India, 5 tango tango. L'audio non è sempre l'audio. Aspetta, c'è qualcosa qua. Ecco, la muto. Ecco perché non sentivo l'aria. Non so l'aria.
Allora, qui, scusate, qui vediamo cosa succede dalla parte di X, ok? Questi sono i soliti italiani che vanno almeno due volte l'anno in Africa ad attivare l'ultima volta il sangue di morto al palco. 5 India 5... Mauritania. No, allora, lato DX, okay, sono dove c'è il casino, il bordello. Allora, usano innanzitutto Mike Michael, come vedete. Qui sono le schermate che abbiamo sotto il log, in questo fatto vedete il numero di personaggi, di mira, cervello, modo, eccetera, e lui va in chiamata. In split, attenzione a cosa, io vi invito, durante il filmato vediamo un attimo, a guardare questa frequenza qua. Allora, questa qui, 14.005, è la frequenza dove lui trasmette, è sempre quella. 14.006.81 è quella dove va ad ascoltare. Quindi lui cosa fa adesso? Ascolteremo un attimo il punto. Cioè, si sposterà e andrà a disporre, chi conosce il CPU proprio riuscirà a sentirlo bene, andrà a scegliere dove la stazione da ascoltare. Ma sentite... Questo poi adesso che c'è un angelo già e poi se no gli angeli. Felice gli auricolari. Vedete che ascolta sempre sulla stessa frequenza. Quindi lui fa, cioè, in questi casi, metto un attimo in pausa, in questi casi, quando io sento la stazione che lui collega che passa il rapporto, io vado sopra la frequenza dove era quella stazione lì e appena lui finisce trasmetto, perché lui sta lì in questo caso. Noi invece tipo posta 8 whisky whisky, invece lui appena finiva si spostava di 500 Hz in alto, quindi se io chiamavo lì lui non c'era più, quindi dovevo capire dove andavo. Se andava in alto, esatto, poi quando arriva in cima non è che tornava da uno e risaliva, no, tornava indietro, quindi era importante capire la sequenza e quindi è un continuo con due flopper indietro. Con 7610 questa è una passeggiata, perché io ho il doppio ricevitore, l'orecchio sinistro ascolto di destra, l'orecchio destro ascolto l'altro, addirittura in guai decodifico le due stazioni, io mi sposto quando vedo il segnale, poi su un waterfall vedo proprio nel momento in cui attacca il segnale, quindi già capisco che potrebbe essere quello, no? Che vado sopra e se è vinta, beccheria. Ma per far questo ci vuole la radio nostra e la manualità e l'allenamento della Madonna. Quindi qui tanta frequenza.
Questo lo stacco, questo qua è quello che succede su un pedalato circolo quando uno sta dall'altra parte. E la bravura dell'operatore che sta di qua è quella di capire come opera l'operatore di X e anticipare le sue mosse. Quindi, nel dubbio, quando uno non sa come si muove, fa la cosiddetta chiamata martello. Mi metto su un punto libero, mi metto lì e chiamo, prima o poi ci passa. Se rispondo, prima o poi ci passa. Io quando opero, quando l'ho fatto in 12 sicuroppio, io ero in ufficio, vedo questi appena usciti, mi puoi andare all'ufficio, cioè, c'ho un computer, non c'ho l'operatività che ho quando sto davanti alla radio, che ascolto, prendo il cuffie, non posso attivare. Ma lo dico, becco che rispondeva uno che stava 1,7 sopra, aveva cominciato proprio pochi minuti prima. Mi sono messo 2,1 kHz sopra, è arrivato e l'ho preso. Poi, in RTTY, come funziona? In RTTY, è un po' diversa. Allora, c'è sempre chi si sposta come in CW e va a decodificare le stazioni, ma c'è chi, come loro, utilizza un software. Noi prima abbiamo usato le MMTTY, quelle che abbiamo per le TTY. Loro usano MMVari. MMVari riceve in MMVari, è sempre sullo stesso pacchetto. Va in LSB. Loro non vanno in FSK, come prima vi ho detto che dovete andare, loro vanno in AFSK, quindi loro mandano l'audio e trasmettono l'audio. Perché? Innanzitutto mandano un audio calibrato, preciso, quindi da pulire, il problema non c'è. Se uno lo calibra non c'è. Ma in ricezione non vanno con il filtro a 200 Hz come vado io, quindi con raggio laser che scelgo, vanno con un filtro bello largo, 14.085 fino a 14.0, non riesco a leggere, sono 84, fanno 2 kHz di banda. Perché? Perché questo software decodifica in contemporanea le 10 stazioni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Loro qui vedono i numerativi. Quindi, vedono il numero, cliccano e sopportano la casa. 14.084, 0, 6. Adesso faccio le macchine la scarica, perché in Africa le scariche sono l'ordine del giorno, rimanda il CQ, CQ app, ha pulito, porta giù e risponde. Allora, per serie 599, questo è il francese che risponde, il manico nominativo e conferma. Richiama. Per riserva atto, il 5.5 taglio taglio. E questo rischia che il francese continua a rimanere nominativo, da capire che è ovvio. E quindi rimane il rapporto naturale. Forse siamo con la scarica, quando fai cosa, oppure per andare avanti. Ok, e quindi ripeto. Qui non risponde nessuno. Quindi, in questo caso, come è il modo migliore per passare? Allora, lui diceva su una larghezza di 2-3 kHz. Devo capire dove sta ascoltando, quindi è importante il discorso di capire a chi risponde, no? Come per il primo cibulo per anche qui in RTTY. Quando ho capito dove sta ascoltando, cerco un buco libero, poco sotto, mi metto lì e chiamo. Perché se io metto lì e chiamo, lui mi legge. E se mi legge, chiamo. E risponde prima o poi. Quindi mi sapete, ma questo mi sapete che utilizza questo metodo. Sì, loro usano questo metodo. Molti usano sto metodo,
normalmente io quando trovo le stazioni resistivali provo sempre con questo metodo prima. Se funziona, nel giro di poche chiamate passo. Se non funziona, allora vuol dire che va a cercare, allora cambio metodo. E faccio come CV doppio. Quindi faccio quello che facevo prima sul mio video, che è quello di andare a cercare, a correre dietro alla stazione. Qui l'audio, ripeto, non c'è perché non ci arriva la scheda, no? Un pochino più avanti, questo è il segno del stretto. Qui è dove dicevo la sua stazione. Io praticamente sopra leggo la risposta, che sono io che sto chiamando, di K0 Swiss, quando poi passo in ricezione, è vero che lui risponde a qualcuno, parlo di waterfall. Cosa parlo di waterfall? Ognuno, questa è la stazione che sta chiamando. Allora, chiaro, se io non ascolto il corrispondente, non ho fatto niente. Ma se l'ascolto, ognuno di questa è la stazione. Qui lui ha risposto, quindi qui tutti si sono fermati perché sta rispondendo a qualcuno. Se sta rispondendo a qualcuno, quindi quel qualcuno gli sta passando il rapporto, può essere questo non sicuro, perché questo continua a chiamare, questo mi chiama Mantello, come dicevo prima. Quindi qui non ce l'hanno io. O è questo, che è cominciato a chiamare, oppure molto più probabilmente è questo qua. Vedete, prima non faceva niente. Come lui ha smesso di trasmettere, questo l'ha smesso subito. Vedete, qui lui smette di trasmettere, prima di segnare i certi diritti della sera, smette immediatamente questo parte. Quindi, presumibilmente, lui ascolta qui. Quindi io cosa faccio? La mia frequenza di trasmissione la parte o sopra la sua, e come lui finisce, prova a trasmettere dietro, quindi era il discorso prima CV doppio, finiva e cominciava un altro, ma dato che molti hanno avuto la mia idea, ci sarà un bordello unico, quindi non ascolta, mi metto poco sopra, poco sotto, in maniera tale che lui che fa, cioè il bordello, si sposta, e quindi la classica vignetta del gatto che sta lì aspetta il topolino a bocca aperta che arriva. Anche fuori è esattamente la stessa cosa. Il radio col waterfall, io dico sempre che oggi non saprei più operare con una radio cieca. La radio cieca è quella che non ha il waterfall. Il waterfall è fondamentale. Okay? Il waterfall è fondamentale perché è quello che ti consente di vedere quello che succede in banda. Quindi in fuori è la stessa cosa, cioè vedi dov'è, vai lì, fa al volo. Molte volte gli experienti chiamano up file, stanno tutti sopra 5. Poi vedi che però il segnale, questo qua compare sopra di 7 o di 10. Vai lì, come finisce, mentre gli altri chiamano tutti a 5, tu stai lì, chiami e passi. Quindi... Ok, allora, le memorie. Vincenzo si è stancato. No, ok, no, allora... Lo scopo della serata penso che insomma è stato chiaro per tutti, insomma, questo Lo scopo della serata era quello di darvi, diciamo, degli input. Quindi da qui in poi sviluppiamo insieme il tutto. Quindi fate domande, provate e vediamo di crescere insieme. Ok, ciao a tutti, alla prossima diretta.